Un saluto al dottor Palma, sessionista turismo dentale e dentisti in Moldavia. In questa sezione analizziamo quello che è il processo logico secondo cui si riabilita una bocca. Per riabilitare una bocca, come dice la parola stessa, è una riabilitazione, non è un processo come per esempio una terapia che si opera e si arriva alla completa risoluzione, ma bisogna passare diverse fasi, è una riabilitazione, bisogna passare diverse fasi e alla fine si arriva al compimento della riabilitazione stessa. Per riabilitare una bocca bisogna innanzitutto fare, io la chiamo la balistica di ciò che è successo, okay? Da dove è partito il proiettile e poi capire quanti danni ha fatto, che tipo di danni ha fatto e cercare di capire, la logica del nostro intervento. Per esempio, io faccio l'esempio sempre del palazzo: se è scoppiata una bomba, è rimasto solo uno o due pilastri del palazzo, il palazzo non lo si va a restaurare. Ma si va a ricostruire il palazzo, si elimina ciò che è rimasto e si va a ricostruire il palazzo. Se invece scoppia la bomba e partono magari muri di cinta, due piani, il palazzo sono 10 piani, vai allora a restaurare il palazzo e a cercare di conservare, la struttura residua. La stessa logica si utilizza con le riabilitazioni della bocca. Quando noi abbiamo di fronte un paziente, innanzitutto bisogna capire perché la bocca ha subito quei danni. Cioè, la bocca subisce dei danni per tanti motivi. Un detto nel nostro settore è quello che attaccate i denti ci sono delle persone. È vero, attaccati i denti ci sono delle persone, non è il contrario. Bisogna cercare di capire perché le persone sono arrivate in quella condizione. Una volta che si fa quindi una diagnosi corretta, si capisce il motivo per cui i denti sono caduti e si riesce a incasellare il motivo in un quadro ben preciso, ben specifico, allora ci sono diversi modi per approcciare la soluzione. Come dicevo, ci sono diverse fasi che adesso vediamo e la fase principale dalla quale si parte è appunto quantificare i danni. Per avere qualche informazione in più, vai alla sezione in cui spiego come si quantificano i danni all'interno di una bocca. Nel dettaglio, dopo aver quantificato i danni, bisogna verificare quello che è rimasto in bocca, che tipi di denti sono, se sono dei denti anteriori oppure dei denti posteriori, perché le cose cambiano. Un conto è se ti mancano tutti i molari, un conto è se ti manca solo il settore estetico, la parte anteriore. I materiali cambiano per la parte anteriore, i materiali cambiano per la parte posteriore e anche la sopportazione dei carichi, la funzione della riabilitazione varierà a seconda del tipo, della posizione dei denti in cui bisogna mettere mano. Altra cosa, bisogna valutare il tipo di materiale di ciò che è rimasto. Per esempio, se a me rimane una struttura inferiormente, parliamo a livello di mandibola, che è tutta fatta di denti naturali, superiormente dovrò scegliere poi nella riabilitazione dei materiali che si accoppiano in maniera corretta con il livello di abrasione, di flessione dei denti antagonisti, ovvero dei denti che stanno sotto. Se io mettessi dei denti troppo morbidi sopra, dei materiali troppo morbidi, è un po' come il gioco sasso carta forbice, no? Se io metto della ceramica contro della resina, vince la ceramica, la resina si spacca. Se metto invece ceramica contro ceramica, vanno in pareggio, sono dei denti che durano molto più a lungo. Se io metto delle strutture, magari in metallo ceramica contro metallo composito, il metallo ceramica andrà a consumare completamente il metallo composito e questo non è che avviene nell'arco di decenni, avviene nell'arco di un paio d'anni. Quindi ci ritroviamo che il paziente magari dopo la riabilitazione ha una sensazione di qualità della cura ottima, che però poi va pian piano a risvegliare il cadavere che era stato nascosto, ovvero il fatto che in fase di diagnosi non si era analizzato precisamente quella che era la struttura dei denti rimasti e quindi alla fine si è fatto un lavoro che ha portato solamente dei danni economici al paziente.
un paziente che già aveva dei problemi perché evidentemente aveva già speso altri soldi dal dentista in passato. In genere i pazienti che devono rifare tutta la bocca o gran parte della bocca sono pazienti che il dentista comunque l'hanno già visto e hanno già speso tanti soldi. Oltre a questo bisogna capire se ci sono altri denti da togliere prima ancora di mettere dei denti nuovi, perché se noi andiamo per esempio a rimuovere parzialmente in medicina, come si dice, hai un tumore così e vai a togliere 2 centimetri a raggio in più dei confini del tumore, è molto facile che poi ti venga comunque qualche metastasi. Tu devi fare un taglio largo delle volte e valutare tutto ciò che non ci dà sicurezza da lì ai prossimi 15 anni. Delle volte è meglio fare l'approccio americano, dove si va a fare un taglio un po' più largo, ma si dà al paziente una certezza in più. Quando per esempio i pazienti vengono qua in Moldavia, noi ci ritroviamo davanti delle persone che hanno dei grossi danni, e quella probabilmente sarà l'ultima volta che possono aprire il portafogli da un dentista, motivo per cui sono anche venuti qua in Moldavia. Non solo perché non si potevano permettere certe cifre in Italia o nel proprio paese, in Europa, ma anche perché probabilmente dopo quell'impegno economico sarà molto difficile per loro rimettere mano alla bocca. Questo comporta utilizzare dei materiali non solo sicuri, ma avere una logica di approccio alla riabilitazione che garantisce al paziente l'uscita dalla spirale del dentista, ovvero non dovrà più, oltre alla manutenzione ordinaria, fare particolari interventi dal dentista. Questo è l'approccio al paziente con riabilitazione integrale della bocca. Delle volte non si sbaglia il dentista, ma si sbaglia proprio questo, ovvero si sbaglia l'approccio al dentista. Si va dal dentista per curare un problema, pensando che i problemi della bocca possano essere affrontati in maniera sezionale, selettiva. Per esempio, io mi curo qua, dopo 6 mesi mi curo qua, dopo 2 anni mi curo qua. In realtà è un cane che si morde la coda, cioè io mi inizio a curare qua, mi si ammala questo, poi nel frattempo, 6 mesi dopo, mi si ammalano altri 2. Insomma, non si guarda la bocca come un sistema, come un unico sistema. La bocca va curata in maniera integrale. Curare la bocca in maniera integrale significa partire dalla microbiologia, cambiare il microclima batterico, come eliminando le tane batteriche, dove questi si vanno a moltiplicare. Eliminare tutti i fattori meccanici che portano squilibrio all'interno della bocca, che possono portare poi a bruxismo, problemi articolari. Bruxismo sarebbe quando le persone digrignano i denti, spaccano poi non solo i denti nuovi che si mettono in bocca, ma anche i propri denti. Insomma, va vista nel complesso il sistema masticatorio, e quando si mettono le mani in bocca al paziente bisogna guardare a tutta la risoluzione di tutti i problemi, non solamente di uno, altrimenti si fa come gli struzzi, testa sotto la sabbia, si fa finta di non vedere un problema, ma in realtà la soluzione non era quindi fare una carie, ma eliminare l'acidità dalla saliva del paziente, che è la causa poi di tutti i mali, come abbiamo visto in altri video. Detto ciò, abbiamo visto quindi bisogna valutare anche quali denti vanno eliminati dalla bocca. A questo punto bisogna iniziare a ragionare su quelli che sono i desideri del paziente. Ci sono pazienti che sono più attenti all'estetica, altri più attenti alla funzione, pazienti che invece hanno una propria idea di estetica. L'estetica è quanto di più individuale ci sia. In genere problemi che nascono nel settore estetico sono problemi di amici che ti dicono: guarda che c'hai i denti un po' gialli, oppure guarda che c'hai i denti che sembri un coniglio, oppure ma c'hai un sorriso un po' strano, un po' spento. Allora le persone iniziano a vedersi in maniera condizionata dai commenti altrui. Poi se a me chiedi esteticamente come deve essere un sorriso, io ti tiro fuori il libro di Pascal Magni, ci mettiamo davanti e ti dico esattamente quali sono i parametri estetici, ma alla fine si è visto che anche riproducendo quei parametri estetici nella bocca del paziente, i pazienti, è come andare dal barbiere. Non necessariamente il taglio di capelli che piace al barbiere è quello che piace a chi si fa tagliare i capelli. Quando si hanno dei problemi estetici, quindi delle motivazioni estetiche, quello che consigliamo sempre è: porta con te delle fotografie
Per esempio, a me piacciono questi sorrisi, a me piace quest'altra forma di denti. E allora noi coi tecnici riusciamo a intercettare quelli che sono i desideri del paziente e a replicare o a simulare la biomimetica della dentatura che va in quella direzione. Per quanto invece riguarda la funzione, i problemi di funzione, quelli sono dei problemi oggettivi, non soggettivi. Sono dei problemi che possiamo risolvere solamente con certe logiche ben precise, sono logiche appunto di strutturazione che parte da ciò che sta dentro l'osso a ciò che poi fuoriesce dall'osso, quindi dagli impianti dentali, ricostruzione dell'osso e poi tutta la parte di protesi, di simulazione della dentatura visiva e dei tessuti duri e molli come le gengive che vengono persi. Lì non c'è tanto da discutere col paziente. Delle volte alcune cose le possiamo fare, altre no, e in quel caso noi prospettiamo una, massimo due soluzioni per riabilitare la bocca. In genere cerchiamo di optare sempre per la migliore, perché optare per la migliore significa avere meno problemi poi sul lungo termine, sul lungo periodo. Delle volte poi capita che anche optando per la migliore ci siano degli inconvenienti, per esempio dei chipping, delle rotture, delle scheggiature. In questi casi si fa un passo indietro, si rifà diagnosi per cercare di capire dove è stato l'errore, si approccia in questi casi alla riabilitazione in maniera più riflessiva, più lunga, dove si va a modificare quello che è la riabilitazione stessa e cercare di capire se con le modifiche fatte si ottiene una stabilità poi sul lungo periodo. Questa è la logica della riabilitazione della bocca. Come dicevo all'inizio, non è come curare una carie: si entra al dentista, si fa il buco, si rimuove la carie, si fa il tappo e si va a casa. La riabilitazione è un processo lungo e tutto inizia da una fase di analisi. Per le riabilitazioni complesse è fondamentale fare l'approccio individuale, ovvero ci deve essere molto dialogo. Noi per esempio prima di iniziare le cure cerchiamo di passare almeno 24 ore col paziente, cercando di parlare in maniera informale, in maniera formale, in due o tre ambienti diversi, perché così si inizia a capire quali sono i desideri del paziente, altrimenti rischiamo di fare un lavoro che è perfetto, il paziente poi si guarda allo specchio e dice ma non è quello che volevo. Semplicemente il 95% dei problemi sono evitabili facendo prima di iniziare una grossa riabilitazione un periodo di dialogo abbastanza lungo col paziente. Nel prossimo video vedremo invece quali sono i tipi esattamente di riabilitazione che si possono approcciare oggi nel 2017 per riabilitare una bocca. Un saluto.